Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, mi sono tagliati i capelli. E in questo video volevo farvi questo video haul di acquisti vari, sia acquisti manga, acquisti libri, sia acquisti dei saldi. Perché vi giuro che il tutto è concentrato qui e non arriva neanche qua, quindi figurati quanta roba ho comprato. Questo mese di manga e libri ho comprato veramente pochissimo. A parte l'unboxing, che sono stati tre libri poi alla fine, ne ho presi altri due dal di fuori quell'unboxing. E ho preso letteralmente tre fumetti. In realtà dovevo prendere anche un quarto fumetto, ma in fumetteria, quindi appunto vado di solito, non è ancora uscito. E quindi devo aspettare agosto. Partiamo subito dai libri, poi vi mostro le cose dei fumetti e poi vi mostro saldi, le quattro minchiate di saldi che ho acquistato, se vi può interessare. Comunque, i libri che ho acquistato sono dello stesso autore, ovvero Nicholas Sparks. Io ho acquistato I Passi dell'Amore, tutti e due i Pickwick per un costo di 9,90 euro, ma in realtà i Pickwick adesso sono in offerta al 25% di sconto, quindi in realtà l'ho pagato 7,42 euro l'uno. Appunto, I Passi dell'Amore, che penso conoscete tutti, a Walk to Remember, che parla appunto di quel ragazzo tutto scapestrato che praticamente va con la figlia del parroco della sua sedina. È un libro che sappiamo già che è molto triste perché è stato fatto il film anche parecchio tempo fa e sappiamo che è veramente tristissimo, però ci tenevo un sacco ad avere anche il libro di questo film e quindi l'ho preso. Il secondo che ho preso è stato Ricordi di guardare la luna, sempre di Sparks, sempre da Pickwick, per così 9,90 euro. E questo, il film di questo libro è Dear John. Io il film ho visto qualche spezzettone, qualche clip su YouTube, non ho visto ancora il film, però prima di vedermi il film volevo assolutamente leggermi il libro e vedere se hanno finali diversi, perché comunque mi sembra che il film abbia un finale un po' triste. Non ne sono sicura, però gente. Però volevo leggere prima il libro. E siccome io Last Song, cioè l'ultima canzone l'ho già letta e mi sono innamorata, proprio ne parlerò mai nel Europop, volevo assolutamente gli altri libri di Sparks, quindi eccolo qua. Se avete letto uno di questi due, ditemi appunto che cosa ne pensate. Poi siamo ai manga. Sono tre manga che non ho ancora letto, ragazzi, però di una sono super felice. Allora, il primo che fa famoso è Mai si lasciarsi numero 7 di Yosakisaka, Isola Planeta, per un costo di 4,50 euro. Non so perché c'è tutta questa luce. Ecco, faccio vedere così. Ovviamente di Isola Planeta. E a parte sto taglio sbilenco in mezzo, boh, non l'ho ancora letto. E credo che, cioè, io vorrei che stringesse un po' i tempi di questa storia, sinceramente, perché mi sta un po' annoiando. Però vorrei che stringesse i tempi davvero tanto. L'altro manga a copertina stupenda è stato Pretendente numero 5 di Toy Planet per un costo di 4,50 euro. Questo è uno shonen invece. E cosa bisogna dire della copertina? Non lo so. Io ovviamente non l'ho ancora letto perché l'ho acquistato ieri, non ho avuto ancora il tempo di farlo. Tutto. E l'ultimo libro, l'ultimo manga, è stato finalmente uscito questo, The Rising of Shield Hero numero 10, edito dalla J-Pop per un costo di 5,90 euro, ed è un manga di Haikyuu. Ma guardate dietro cosa c'è, cioè, pinguino enorme, bellissimo. E sotto, come al solito, ha le sue vignette. Ovviamente questo non l'ho ancora letto, però questo non vedo l'ora di leggerlo. E ha... Perché io questo qua mi sembra di averlo abbandonato, cioè tipo abbandonato. Aspetto che finisce, che finisca e poi lo leggerò tutto insieme. E sta lì. No, sta un po' più in là, ecco quei volumi colorati. Sono troppo felice che sia uscito il numero 10. Non vedo l'ora che finisca così me lo leggerò tutto insieme. Ragazzi, se non l'avete letto, dateci un occhio davvero, tanto, tanto, tanto. Come vedete, i miei acquisti nerd, mangosi, quanta roba, ma sono stati 5. Quindi è stato tipo un mini haul di queste cose. E siccome ieri, mentre ho comprato queste cose, ho acquistato anche degli altri prodotti, però di diverso stampo, sempre comunque dei saldi, ho deciso comunque di farveli vedere. Perché comunque magari alle ragazze può interessare. Sono stata da Stradivarius, l'unica cosa che... Cioè, io cercavo un paio di jeans, ma io non trovo un paio di jeans che mi piaccia. E ieri a Stradivarius ho trovato questo, che non è un paio di jeans. Allora, mentre provavo i jeans, ho trovato questo berretto.
un berretto fatto tipo da ferroviere con la catenella. Non so perché la luce mi sfalsa tantissimo il colore, però in realtà è nero, mentre qua sembra grigio, bluette, cos'è. E ha la sua catenella qua. A me piaceva un sacco perché è messo così. Non so, mi piace veramente tanto. Anche con la treccia così ci sta veramente bene. E questo da 15,99 l'ho pagato 3,99. Quindi sinceramente, anche se non lo uso, poi lo vado sicuramente a utilizzare quando magari in autunno viene un po' più fresco e ricomincio a vestirmi di nero perché sono messo di bianco, tranne quando, tranne le rare occasioni. Non lo so, mi piaceva un sacco. E per 3,99 sinceramente. Poi altre due cose che forse queste piacciono molto decisamente forse di più alle ragazze, non so. Adesso sono stata alla Sephora e avevo il 20% di sconto da utilizzare da Sephora, ma non l'ho utilizzato perché ho preso due cose che non potevo utilizzare lo sconto. La prima cosa che ho preso è stata questa tinta di Kat Von D. Io di Kat Von D ho già Lolita come tinta, però volevo siccome ho un rossetto rosso scuro, che però è molto datato, lo dovrei buttare, ho preso questo qua che è Nuts für Attu. Che sembra lisa ma più chiaro, in realtà è molto scura, ecco, magari così si vede proprio il colore vero ed è bellissimo. Vi faccio vedere, qui sembra tipo fucsia ma non è fucsia, ragazzi. Proprio un bellissimo rosso mattone. Se si asciugasse sarebbe meglio. È proprio bello. Non so perché rimango così. Faccio l'ombra, ecco, visto? Questo è il colore vero, rosso mattone. E non lo so, mi piace veramente un sacco. Poi volevo questo colore, quindi l'ho preso già se quello lì, ho detto, ma sì, prendiamolo. Questo veniva 19,90 euro, però so comunque, anzi, tiriamo fuori dalla scatola, intanto devo mettere via. L'altra cosa che ho preso, che ho sbagliato a prendere, però l'ho preso lo stesso, è stato questo qua, il Sugarlicious di Benefit, da 30,90 euro, ho pagato 21,50 euro. Ed è un kit che ha queste cose, ha la tinta di Bene Tinte, il Bene High Beam, che è un illuminante, Sugar Bomb Powder, che è un altro illuminante, blush illuminante, e un gloss glitterato. Io penso ci sono tutte le cosine così, invece, a parte che le dose sono veramente minime, 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 non so cosa mi è girato, è proprio una scatolina. E io pensavo di toglierle e metterle da parte, diciamo. E appena aprite, appunto, una scatolina che tra l'altro non è neanche brutta, insomma. E dentro ha questi prodottini qua, senza farli cadere, per farli vedere. Sugar Bomb, che ho già rovinato, il gloss, che in realtà non è neanche tanto piccolissimo, cioè non è proprio quelli che vendono a poco, questo qua. 6,5 ml, qua c'è appunto l'illuminante e le due tinte, cioè la tinta, la Bene Tinte, guarda, io non lo volevo provare. Questa, ecco, è proprio color sangue, proprio color sangue. L'illuminante e appunto il Sugar Bomb, che adesso questo qua poi lo butto perché non lo userò mai. E allora faccio così, se riesco a farvelo vedere, perché è super naturale, non so se vedete che riflette un pochino. Questo qui è il gloss, che anche questo è super super naturale. Però così si vede un pochino di più, magari. Lì, sparito. Sparito. In realtà vi giuro che c'è. Magari farò poi una foto del tutto completo, perché non si vede. Però vi giuro che c'è. È super. Poi la Bene Tint. Sta lanterna. Poi un blush naturale. In realtà qua poi non si vede più di tanto, ma in realtà c'è. Prodotti che non si vedono. E questo è molto bello perché col pennellino è facile da mettere qua sul décolleté. Io quando esco la sera lo uso molto illuminante sul décolleté.
Ecco, di nuovo questo non lo vedrete mai. Vi metto una foto, così facciamo prima. Questo è tutto quello che vado a farvi vedere. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo.